Potente a parola ragazzi, qua Max, oggi mica oggi non sono da solo perché c'è il mio gatto che è appena scappato. No, comunque oggi sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video, che ragazzi sarà un video abbastanza easy, nel quale andrò a fare la mia prima partita sulla demo di FIFA 14, appunto relativo ai mondiali del Brasile del 2014. Quindi mi sembra una cosa abbastanza ambigua e non l'ho, appunto l'ho appena scaricato, ci ho messo all'incirca 3 orette, quindi una cosa abbastanza ambigua e non ci ho mai giocato. Come vedete il controller è quello della console vecchia, perché ebbene sì, cioè FIFA 14, o meglio FIFA relativo ai mondiali di Brasile del 2014, sarà un gioco a parte per appunto le old gen, quindi in questo caso Xbox 360 e Play 3. Comunque, come vi ho appena detto, non ci ho mai giocato, o meglio ho appena scaricato, non sono mai entrato, quindi sarà una cosa abbastanza vigor, proprio il primo impatto che ho con questo gioco. Questi immagini, come vedete sti controller, io ho questo controller abbastanza ambiguo che non so se scarico, però se tipo lo colpisco un attimo si spegne, quindi è una cosa un po' poco tattica. Comunque questa prima immagine mi piace assai. Principale, intermedio, esperto. Principale, intermedio, esperto, io direi di essere un bel intermedio, easy, classico. E non ho problemi, magari vi faccio vedere proprio una partita. Comunque, allora, la scherma, no, la grafica è a dire poco stupenda. Cioè, immagino se l'avessero fatto su Xbox One, cosa, o meglio, su Next Gen, cosa sarebbe uscire. Comunque, come vedete qua c'è il countdown. Storia delle qualificazioni, madonna mia, no, deve essere molto bello. Probabilità, destinazioni mondiali, guida nazionale, calcio d'inizio, mondiali tra Brasile, ci sarà anche l'online che appunto saranno credo le solite partite. Comunque se non erano i mondiali prima Brasile, cosa c'è? Un salta? Ah, non te li fanno fare, ecco, ovviamente, perché ci lasciano dunque, quindi quindi si può, c'è anche una modalità allenatore apposta per i mondiali. Credo che la farò, sarà la mia prima modalità allenatore, e dato che non so più cosa fare, direi di fare un bel calcio d'inizio. Quindi parto dicendo che la grafica, devo dire che mi piace. Scegli casa. Allora, innanzitutto io sceglierei la squadra, oddio, ma io andrei a fare l'Italia, che non c'è nemmeno, che bella cosa. Quindi facciamo Inghilterra, cioè, tipo, allora, Costa d'Avorio, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Inghilterra, Costa, io vabbè faccio ovviamente il Brasile, contro facciamo il Brasile, Brasile Costa d'Avorio ragazzi, oh mio Dio, però, ah no sì, c'è anche l'inno, si può ascoltare l'inno, no scusate. Madonna, si ascolta anche l'inno. Che magicata, però io direi di partire. Ah no, le maglie, le magliette io le voglio vedere. Allora io direi di fare quella blu contro quella verdina. Speriamo che non si confondano. Metto un attimo esperto, appunto perché andrò ad utilizzare il Brasile, quindi mi sembra una cosa abbastanza ambigua. E andiamo un attimo a studiare la squadra. Ho cambiato veramente poche cose e andiamo a fare gioca. Ho visto un video di YouTube, che è appunto quello di Harry, che si vedeva un'animazione stupenda che abbiamo appena visto. Quindi no ragazzi, deve essere una cosa abbastanza bella, o meglio speriamo sia una cosa abbastanza bella. E qua al solito, prima di iniziare, ci sono un attimo i tiri di prova. Madonna, devo dire che queste animazioni sono molto belle, queste riprese. Mamma mia. Yes. E io direi, e stadio di Maracanã, ragazzi. Telecronaca di Cliff Tyson e di Townsend. Andy Townsend. Wow. Ma se uno volesse giocare... Ah no, lasciamo spazio a lui. The rest of the football world is watching. Che roba! Dai, mi piace, sì, gioca. Dai! E siamo partiti. Dovete sapere che io contro il computer faccio altamente schifo. E appunto per questo che non vi porto mai magari modalità allenatore o cose varie. E ripartiamo contropiede. Contropiede di là, Neymar, Neymar du Santo. E andiamo, vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Neymar, i numeri. Rientra, Neymar, la botta. E c'è il gol dell'1-0. E io mi si spegne il controllo. Yes, ci siamo. Dicevo, e c'è il gol dell'1-0. Mamma mia.
Anche se alla fine col tuo computer non è che ti gasi neanche tanto. Madonna. Che cambio di... Che sciabolata morbida. Ma cosa abbiamo fatto? Ma... No. Sì. Neia, anche qua quando stiamo per andare a fare gol si ferma. L'arbitro fischia. Allora ragazzi, 1-0 fine primo tempo. Ho fatto un tiro in porta, un gol, cosa senza ambigua. L'avversario 3 tiri, 0 gol, quindi 0 tiri in porta. Però ragazzi, devo dirvi una cosa, a me non piace giocare contro il computer perché è noiosissimo. O meglio, ovviamente queste sono sempre opinioni soggettive e non oggettive. Però a me col computer non piace proprio perché non dico che ti stufi, però io sono abituato a giocare online, quindi devi anche pensare che mosse farà il tuo avversario. Invece col computer, avendoci anche, non avendoci mai giocato, non so che cosa fare, però credo che sia anche abbastanza più bello giocare online, ecco. Pato. Dai Oscar, Oscar vede Neymar, Oscar vede Neymar. Neymar cambia tutto, fa la perucca che la metterà in mezzo di seconda. Oscar, Oscar gol di testa. Ma stiamo scherziamo, è bassissimo. Però va bene, noi siamo 1-0 e ci va molto bene. Voglio arrestare la rete inviolate, ci segnano il 2-1, ha messo la pichimonda. Gervinho, 2-1 all'88esimo. Partita finita ragazzi, abbiamo vinto 2-1. Yeah, contro il computer, che cosa abbastanza ambigua. Comunque, allora, vi dico un attimo giocandoci che cosa mi è sembrato. Come credo che possa sembrare ovvio, alla fine è sempre, c'è sempre lo stesso meccanismo di FIFA 14 dietro, mi si rispendo il controller. Quindi, appunto, nella giocabilità non cambia molto. Cosa è cambiata? Ovviamente è cambiata la grafica e devo dire che è spettacolare. Perché? Perché a me innanzitutto i colori in generale piacciono. E praticamente questo gioco è un arcobaleno unico. Guardate anche solo questa schermata, quanti colori ha? Arancio, giallo, verde, blu. Turchese, quindi mi sembra una cosa anche abbastanza ambigua, o meglio strabella, mi piace veramente tanto. Poi vabbè, hanno cambiato sì il modo con cui esce scritto il nome, con cui si passa da offensiva, da modalità offensiva a ultra offensiva, e quelle balle vanno. Comunque ragazzi, detto questo, spero di avervi detto tutto. In poche parole, la giocabilità non cambia, cambia la grafica, che secondo me è veramente spettacolare. E basta. Detto questo ragazzi, spero che dunque il video vi sia piaciuto, anche se non ho fatto molto, fatemi scusa, anche abbastanza, però tranche. E detto questo, quindi io vi risaluto e vi dico potente, appa, al sindaco, al prossimo video, bolla!